Brave ragazze, dalle giovani del Torino Calcio Femminile, della primavera del Torino Calcio Femminile, a Ferruccio Novo, perché è morto, Ferruccio Novo è morto ad Andorra l'8 aprile del 1974. Oggi ricorre l'anniversario numero 114 della sua nascita. Per chi non lo sapesse, ma penso siano in pochi, Ferruccio Novo è stato il presidente, il costruttore, l'ideatore del Grande Torino. Per il resto lasciamo il compito di raccontarlo alle immagini che per noi ha scovato, come sempre, il nostro Fabio Milano. Ascoltiamolo insieme. The long range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction, whether you're solo... La sede del Grande Torino, la sede dove ci piace immaginare il presidente Ferruccio Novo intento a costruire pezzo per pezzo quello che diventerà il capolavoro della grande e imbattibile squadra. Settimanalmente andavo da lui in via Alfieri, nella sede del Torino, mi riceveva con un affetto unico. Piero, si siede qua con me, parliamo un po' del Toro, domenica c'è una partita difficile, una partita importante, dovete aiutarci, mi raccomando, il tifo. Aveva un aspetto da manager, ha capito, era un uomo sempre vestito bene, con una grande personalità. Io lo ricordo come fosse un papà, perché mi emoziono solo a parlarne, perché avevo un ottimo rapporto con Ferruccio Novo. Sono Ferruccio Novo, orgoglioso di essere il presidente di questa grande squadra. Questa è la prova più difficile che mi aspetta, che aspetta tutti noi. Quei ragazzi che sono morti erano come dei figli per me. E nulla potrà mai consolarmi del dolore di averli persi. Ma c'è una cosa che voi potete fare per me, per la squadra e per voi stessi. Lo scudetto ci sarebbe stato assegnato comunque, ma io ho voluto ugualmente che voi, i ragazzi del Toro, giocaste le quattro partite che mancano alla fine del campionato. Anche gli altri club, come sapete, schiereranno le formazioni giovanili. Forse, disputando queste partite, potremo accettare meglio quello che è successo. Forse ci convinceremo che la vita continua. Loro avrebbero voluto così. Perciò giocate e fatevi onore. Fermate, io non mi sento. Scusate tanto, guardate, date pazienza. Questo era Ferruccio Novo, anche nella ricostruzione di un film che ha toccato i cuori di tutti, non soltanto i tifosi del Toro. Pubblicità, ci vediamo fra poco e parliamo di Philadelphia. My room, holding his hat.